Ciao a tutti ragazzi, nuova ricetta, nuovo video e continuiamo questa volta con la preparazione del nostro dolce. Nella puntata precedente abbiamo visto come preparare una fantastica crema pasticcera e se volete potete trovare il link del video qui in descrizione in modo da poterlo rivedere a chi di voi l'avesse perso. E oggi continuiamo con lo step 2 della preparazione del nostro dolce, che sarà quello di trasformare la nostra crema pasticcera in crema diplomatica. Prima di iniziare, perché sarà davvero brevissimo questo video, vi ricordo che in Italia solitamente si intende definire la crema diplomatica con il nome di crema chantilly. In realtà sono due cose differenti. La crema chantilly è formata da panna e zucchero a velo con un po' di vaniglia in proporzioni differenti, mentre la crema diplomatica, che è quella che andremo a preparare oggi, è formata da crema pasticcera e panna. Le proporzioni della panna: la panna deve essere all'incirca un terzo della quantità della crema pasticcera. Esempio, abbiamo 300 g di crema pasticcera, dovremmo avere 100 g di panna. Prima di trasferirci di là in cucina, lanciamo la sigla e andiamo a vedere come preparare un'altra ricetta base della pasticcera italiana, che è la crema diplomatica. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa crema sono davvero semplicissimi. Abbiamo bisogno della nostra crema pasticcera che abbiamo già tenuto in frigo in modo che sia trappresa e adesso possiamo utilizzarla per le nostre lavorazioni. E poi, in questo caso, per la mia quantità di crema pasticcera andrò ad utilizzare circa 180 g di panna fresca da montare. Un consiglio che vi do per far sì che la panna si vada a montare abbastanza facilmente è quella di utilizzare la panna sempre fredda, mi raccomando deve essere fredda di frigo, e poi di utilizzare a sua volta anche un contenitore che avete avuto in frigo o anche meglio in congelatore per qualche minuto in modo che si sia raffreddato anch'esso. Questo consentirà un'agevolazione in fase di montaggio della panna. Iniziamo subito. All'interno di un contenitore che ho appena tirato fuori dal mio congelatore vado a versare la mia panna e con l'aiuto del nostro frullino andiamo a montare la nostra panna. La consistenza che voglio ottenere è la seguente e adesso non ci resta altro che amalgamare la nostra crema pasticcera con la nostra panna. Una volta che abbiamo rilavorato per un pochino la nostra crema pasticcera, adesso andiamo ad aggiungere la restante quantità di panna, però questa volta andiamo a mescolare con un leccapadelle in modo da non smontare la panna e mescolate, mi raccomando, sempre dal basso verso l'alto. La nostra crema diplomatica è pronta, ora non ci resta che metterla in frigorifero a riposare per circa un'ora, un'ora e mezza, dopodiché sarà pronta per la preparazione di tutti i vostri dolci. Ma prima di metterla a riposare non ci resta che fare un assaggio. Ecco qui il mio boccone per voi, farò questo sacrificio, buon appetito! Meravigliosa! Non c'è altro da dire, meravigliosa. Ci rivediamo con il prossimo video per andare a completare la preparazione del nostro dolce. In basso troverete il link anche al video successivo e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, per me è davvero importante, e se volete potete seguirmi anche su Facebook e Instagram. Ci rivediamo nel prossimo video per completare il nostro dolce. Ciao a tutti!